Ciao a tutti, oggi faccio il video haul sui libri che ho preso nel mese di dicembre e è stato un mese ricco di libri perché mi sono data alla lettura, ora visto le feste, comunque un po' di tempo libero, mi sono data un po' di più alla lettura e ho deciso di farvi vedere prima i libri che ho comprato e poi in seguito caricherò un video sui libri che ho finito di leggere. Partiamo con due libri che ho preso con Amazon. E il primo è di Alice Munro, penso si dica così, si chiama Danza delle ombre felici. Lei tra l'altro è anche stata premio Nobel per la letteratura 2013, quindi per curiosità ho voluto prendere questo libro. È edito dalla Einaudi, il prezzo è di 19,50 euro, però su Amazon si paga un po' meno. Questo è un libro del 68 ed è una raccolta di racconti. Ho già cominciato a leggerlo, sono arrivata a pagina 50 e per ora mi sta piacendo molto, poi vi farò sapere più là. Poi sempre su Amazon ho preso un libro di Francesco Piccolo che si chiama Momenti di trascurabile felicità, sempre dell'Einaudi, però super ET questo. E l'ho preso per curiosità e poi perché ne avevo sentito parlare bene, avevo anche letto delle recensioni positive. Questo costa 8 euro. E mi è piaciuto anche se non è proprio il mio genere, però l'ho letto, praticamente si legge in una serata, sono 124 pagine, è piccolino e l'ho già finito, sì, mi è piaciuto, però non è proprio il mio genere, comunque ve ne parlerò di più nel prossimo video. Poi ho preso un libro dalla Mondadori, sempre per curiosità perché volevo cominciare a leggere quest'autore, che si chiama Gabriel García Márquez o Marquez, non lo so. Eppure questo libro è una raccolta di racconti. Questo è edito dalla Mondadori e costa 11 euro. Sono 412 pagine, sono diversi racconti, è una raccolta di racconti che parte dalla sua gioventù fino alla maturità e poi vi farò sapere come mi è sembrato. Ho ricevuto due libri dal mio ragazzo e gli avevo chiesto proprio questi perché mi aveva chiesto, non sapeva cosa farmi, quindi gli ho detto fammi questi due libri così vai sul sicuro. E mi ha fatto di Harper Lee, Il buio oltre la siepe, che lo volevo leggere da un po'. Edito dalla Feltrinelli, non so il prezzo perché è stato coperto. Comunque sono 290 pagine, è scritto abbastanza piccolo, però è un libro che voglio leggere e appena finisco altri lo leggo sicuramente. Sono molto molto curiosa. Poi sempre della Feltrinelli mi ha regalato L'amico ritrovato di Fred Ullman, penso. Anche questo non so quanto costi, è un pochino più piccolo dell'altro. Sono 92 pagine ed è scritto sicuramente più grande di quell'altro. Anche questo qui non vedo l'ora di leggerlo e poi vi farò sapere come mi è sembrato. E poi proprio ieri sono passata in una nuova libreria che hanno aperto nella città dove abito. Ho trovato due libri che volevo leggere strascontati. Il primo è Il canto di Natale di Dickens. Questo è un'edizione che non ho mai sentito, che si chiama Crescere Edizioni. Questo qui costava 7,90 euro e io l'ho pagato 4,90 euro. Ho già cominciato a leggerlo ieri sera, infatti l'ho quasi finito. Sono 93 pagine e presenta anche delle illustrazioni molto molto carine. Anche la copertina mi piace tantissimo. L'altro giorno appunto avevo rivisto il film, quello del 2009 con Jim Carrey e ogni Natale lo guardo perché mi piace tantissimo, anche quello di Topolino. Finalmente sono riuscita a trovare il libro, quindi sono stata molto molto contenta, soprattutto perché l'ho trovato a pochissimo. E poi sempre della stessa edizione, che si chiama Crescere Edizioni, però questa qui è della Biblioteca dei Ragazzi, ho preso Alice nel Paese delle Meraviglie, che anche questo lo volevo leggere da un bel po', e anche Peter Pan vorrei trovare. E pure questo costava 7,90 euro, l'ho pagato 3,90 euro, ancora meno di Canto di Natale. Ha sempre delle illustrazioni all'interno e l'ho trovato molto carino anche perché è piccolino, si legge facilmente. Anche questo ha 94 pagine
e penso di leggerlo appena ho finito Canto di Natale. Adesso ho un po' di libri da leggere, però ne sono molto contenta perché appena ho un po' di tempo libero cerco sempre di leggere qualcosa. E niente, questi sono stati tutti i libri che ho acquistato a dicembre. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato dei libri o se vi sono stati regalati per Natale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!